Buongiorno a tutti, grande giornata oggi per l'associazione Progettalmente, una manifestazione che si è colorita di tanti giovani, anche con questa bella giornata soleggiata e con un percorso che ci porterà da giù allo stadio Tonino D'Angelo verso via Ruvo, vicino alla masseria di Pitti, e poi seguirà attraverso la foresta che porta in via Corato. Una manifestazione che tende a riscoprire le bellezze naturali della nostra città e permetterà a tutti questi giovani di trascorrere una bella giornata all'insegno del sorriso e dell'allegria. Ci sono molti scolari che vengono dal liceo classico, dal liceo scientifico, nonché una serie di adulti che hanno partecipato già alla prima manifestazione che si è tenuta i primi di maggio verso il via Carpentino, riscoprendo la masseria di Iece e tante altre bellezze che ci si ritrovano nella zona di via Carpentino, e oggi con questa alternativa cercherà di scoprire una zona prettamente diciamo oscura al popolo altamurano, che è quella di via Ruvo, via Corato. Buona giornata a tutti e buon divertimento. Buongiorno a tutti, un ringraziamento dell'amministrazione comunale, doveroso all'associazione Progettalmente, che con i ragazzi associati appunto hanno messo in essere questo percorso e questa iniziativa bellissima, una iniziativa che coniuga cultura, sport e anche, perché no, turismo, andando a riscoprire quelle peculiarità del nostro territorio e facendole conoscere magari a tanti alunni, tanti anche adulti che forse non conoscono in pieno il nostro territorio. Un'iniziativa da valorizzare, un'iniziativa da ripetere nel corso degli anni, anche perché abbiamo visto che il movimento dei ciclisti è abbastanza corposo nella nostra città, solo che non ben organizzato e non associato. Probabilmente questo sarà anche uno stimolo a creare sempre nuove iniziative e scoprire il territorio. Mi auguro che per la vastità dei territori da scoprire di Altamura, queste iniziative devono essere sempre sostenute da tutti gli organi competenti e soprattutto va ringraziato tutte quelle persone, quei volontari che per oggi si sono messi a disposizione delle tante persone che dal Tonino D'Angelo di Altamura partiranno alla riscoperta del nostro territorio. Thank you.
Salutate, salutate la televisione. Tutte belle patetiche. Ma era di una chiamata,